adesso ha già 10 chilometri di lavoro, 10 ore, praticamente 10 ore. È vero, un po' lentino, ma va bene. Per il momento, per arrangiare, va bene. Poi andremo a comprare, ok? Andremo anche a vendere la roba. Adesso appena si riesce, anzi, facciamo che fare una cosa, ragazzi, controlliamo un attimo. Adesso cosa possiamo anche andare a vendere? Perché? Vediamo un attimo il calendario. Il frumento, valiva la. Allora, colza ne abbiamo già 20.000. Il sorgo lo dobbiamo andare a vendere. Il sorgo, sì. Si potrebbe anche, tanto c'è un altro rimorchio e possiamo utilizzarlo per andare a vendere. Si può fare. Le patate ne abbiamo 101.000 qua, ma ne abbiamo altre, quindi le possiamo anche, per dire, andare a vendere, visto considerato che non facciamo più, com'è che si dice, non facciamo più gli animali, diciamo che anche la paglia la si potrebbe andare a vendere. Possiamo andare a vendere. Fatemi vedere un attimo, ma il diesel, questo si può andare a vendere dove? Al distributore di benzina. Vabbè, però lo compri già, quindi non è un grosso problema, a me serve. E dobbiamo andare a vedere queste. Allora, praticamente dobbiamo andare a vedere la lattuga. 2.536 è in risalita, quindi noi dobbiamo per forza andare a venderla sta roba. Pomodori in risalita a 1.397 e le fragole qua in discesa, ma qua in risalita. Ok, poi avremmo anche il cioccolato, abbiamo gli assi, abbiamo tutte queste cose lì, ma a noi per adesso non serve. Allora, la calceviva si potrebbe anche, ragazzi, però a noi serve. Quindi l'unica cosa noi adesso che possiamo andare a vendere, ecco, una cosa che non ho guardato, le uova. Allora, le uova le possiamo andare a vendere? Sì. Forno, camp, ok. E il miele. Allora, il miele dov'è? Il miele, 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 miele. Il miele, dov'è il miele? L'uva, l'uvetta, il miele, eccolo qua. Il miele purtroppo non ancora. Però, ragazzi, guardate un po', il tessuto 7.000 ed è in discesa. E gli abiti, ragazzi, 20.000 ed è in discesa, ce ne rendiamo conto. Lo zucchero. Poi, vabbè, i cereali 7.000. I cereali, fatemi vedere una cosa, ragazzi, perché i cereali, no, fatemi vedere un attimo la produzioni, carpenteria, questa è caseificio, mulino per grano. Beh, grano e orzo ce li abbiamo, sorgo ce l'abbiamo, quindi volendo possiamo anche farlo. Cotone, vabbè, il tessuto, lo zucchero, per vestiti, eccolo qua, i cereali. Mais, avena. E il miele praticamente, volendo, e l'uvetta per fare i cereali. No, no, vabbè, lasciamo perdere. I cereali costano, sì, è vero che valgono un pacco di soldi, però, ragazzi, dobbiamo già affrontare troppe cose, quindi
Possiamo vederlo più avanti magari elimineremo qualcosa, qualche produzione e metteremo per dire i cereali, quelle cose lì. Per quanto riguarda la farina, quelle cose lì, io direi che quasi quasi, vabbè, passerò da qua che manca il muro. Dobbiamo andare a prendere il rimorchio. Quindi andiamo a prendere il rimorchio. E con questo trattore, ragazzi, andiamo abbastanza bene perché è abbastanza grande. Come potete vedere, è abbastanza grande. Quindi poi andremo a comprarne uno, magari come si deve, eh. Non tanto grande, perché comunque ci serve solo per questo rimorchietto. Quindi non ci serve un trattore con un rimorchio enorme. Abbiamo da vedere un attimino, questa qua è quasi piena e vi volevo far vedere un attimino, tanto la colza ne abbiamo. Ok, andiamo a prendere il trattore, ragazzi, e mettiamo un attimo questo. Io, ragazzi, adesso carico solo questo poco per farvi più che altro vedere cosa andiamo a fare, ok? Molto bene. Allora, intanto che sta caricando, fatemi provare a fare una cosa, ragazzi. Tanto avete visto che soldi ne abbiamo. Produzioni abbiamo. No, per i cereali no. Però per quanto riguarda quello che abbiamo visto prima, dov'è? Eccolo qua. Per il grano. Mulino per grano. 96.000. Io direi, ragazzi, di provare a metterlo giù. No, poi magari lo sposteremo, non è un grosso problema. Devo solo vedere dov'è il campo nostro. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, io direi che, ragazzi, dobbiamo metterlo qua, più o meno qua. Tanto questa roba è solo, questo è solo per il momento provvisorio. Fatemi vedere un attimino. Allora, così. Ok, allora, proviamo a metterlo giù. Ok, perfetto, ha riempito. Ce ne sono 8.000. Adesso, ragazzi, vado un attimo a farvi vedere anche questa cosa. Intanto ci fermiamo 2 secondi qua, che andiamo a vedere un attimino.
perché voglio mettere delle produzioni. Eliminerò un po' di cose perché comunque qua le cose, tante cose non servono, quindi allora andiamo a vedere. Ok, ci siamo. Andiamo qua e facciamo in questa maniera. Andiamo a vedere. Ecco, come potete vedere, ragazzi, possiamo mettere dentro il sorgo per fare la farina. Possiamo mettere dentro il frumento, l'orzo, l'avena e il sorgo. Allora, noi il sorgo ce l'abbiamo già e il frumento anche. Il frumento lo dobbiamo raccogliere, l'orzo lo dobbiamo raccogliere. Il sorgo ne abbiamo già, quindi si potrebbe già anche andare a riempire col sorgo e buttarglielo dentro, ok? Va bene, poi questa è una cosa che poi andremo anche a eliminare perché ci serve solo ed esclusivamente per eliminare questo sorgo e questo frumento, perché ragazzi, non mettendo più gli animali, bisogna per forza andare a fare questa cosa. Intanto guardiamo questa cosa, ok? Guardiamo questa, abbiamo da raccogliere poi anche il mais, quindi magari andremo a utilizzare anche quello, il mais. Quindi faremo un po' di cose giusto per vedere come funzionano tutte le ambaradan, ok? Io vi farò parecchi tagli su queste cose qua perché comunque i tragitti sono abbastanza lunghi, ok? Quindi adesso noi vedete qua siamo arrivati, sta laggando parecchio, sto studiando un attimino una mappa che possa aiutarci a vedere il legname per fare i mobili, quelle cose lì. Perché l'idea era metterla da queste parti qua. Perché ci sono comunque dei bei campi, eccetera, eccetera. Ammazza che laggate, ragazzi, non va. Ma che cazzo c'è lì per terra? Ah, ok, c'è un peso, ecco per quello che non andava. Allora, vabbè, sì, qua ci passiamo, quindi non è un grosso problema. C'è un trattore, ma non ci interessa, che noi passiamo a fianco. Perfetto. E andiamo a scaricare questo. E così vedete anche l'olio di semi di girasole. Ok? Perfetto. Perfetto. Adesso se noi andiamo a vedere qua, ragazzi, vedete, segna anche i semi di girasole. Ed è la stessa identica cosa con la colza. Quando si metterà la colza, costi di produzione mese 60 euro. Ok, così andremo a vendere. Allora, una cosa che io volevo vedere, ragazzi, che non ho visto, sono i prezzi degli oli. Allora, l'olio di girasole, sto cazzo, 6.000 ed è in discesa, ragazzi. L'olio di colza, 5.000 e rotti. E 6.000 l'olio d'oliva, bastard, ragazzi, ci facciamo i soldi. Ah, ok. Allora, una cosa adesso che volevo andare a fare. Molto bene. Prendiamo il nostro trattore, facciamo il giro da dietro, ragazzi. Allora, 7 milioni. Qualcosa abbiamo, dai ragazzi. Anche perché ho venduto un po' di cose, ne ho ancora parecchie, ma parecchie. Avevo venduto anche gli allevamenti che avevo già comprato, avevo fatto un po' di cose, quindi
per quello che ci sono anche parecchi soldi, un po' i guadagni, eccetera, eccetera, quindi. Anche perché ve l'ho detto che mi sono portato avanti parecchio, quindi ho già prodotto un bel po' di cose. Adesso ci abbiamo da vendere adesso la verdura e quella frutta, ragazzi, la stavo ottenendo un attimo lì, anche perché non potevo venderla in quel momento. Abbiamo le uova che valgono un puttanaio di soldi, ma le andremo a vendere anche quelle, e piano piano vedrete le cose si fanno. Allora, andiamo a prendere intanto il sorgo, che così andiamo a buttare il nostro sorgoletto, sniappoletto, e così la prossima. Non abbiamo guardato poi il bancale, ma il bancale verranno fuori i bancali, si vedrà nel prossimo video, magari riusciamo a. Mamma mia, ma che laggate ragazzi, ma come cazzo è possibile? Il sorgo ne abbiamo 34.000 ragazzi. Vedete? Belli pieno. Ok, allora ragazzi, siamo qua. Scusate l'interruzione, ma mi sta suonando il telefono e come sempre sono rompicoglioni che almeno chiamassero per cose serie, ma chiamano per delle cazzate, quindi lasciamo perdere. Purtroppo la situazione è quella lì. Ok, ci siamo. Perfetto. E scarichiamo il nostro sorgo. Molto bene. Allora, andiamo giù e andiamo a vedere qua la nostra fabbrica. Allora, come potete vedere, ragazzi, abbiamo il sorgo, 34.000 di sorgo, e dovrebbe iniziare automaticamente la produzione della farina. Almeno che non mi serve anche l'avena. Porca puttana. Cioè lì praticamente mi servono tutti e quattro. No. Perché non ha il magazzino. Allora. E niente, ragazzi, mi sa, però si è accesa. Eppure no. E niente, servono tutte e tre, ragazzi. No, allora a sto punto lì, ragazzi, io il frumento, quelle cose lì non lo faccio. Fatemi solo vedere una cosa, perché se io dovessi fare una cosa del genere. Produzione distruggi andare qua e facessi
Così vuoi vendere quarantottomila. Andiamo a perdere dei soldi. Sì, ragazzi, io lo vendo e vaffanculo. Ok, venduto, basta. Il sorgo, cioè, vaffanculo. Abbiamo perso purtroppo dei soldi, va bene così. No. Quindi lasciamo perdere. Andiamo a prendere il nostro olio, cioè il nostro girasole, che a noi ci serve parecchio. E quindi ragazzi, adesso per fare una bella cosa, andiamo a mettere poi direttamente, come vi dicevo, tutto l'ambaradan del porco 2. Allora, qua è già piena, anche questa la andiamo a vuotare. E facciamo in questa maniera. Abbiamo visto che si può fare anche le farine, quelle cose lì, però ragazzi, io vi dico la verità, o facciamo delle cose o ne facciamo altre per adesso. Quindi io direi di andare avanti per adesso con come stiamo facendo. Andrò avanti con questo. Quindi porteremo di là, quando sarà pronta la colza metterò anche la colza e poi ragazzi incomincerò a magari a preparare gli altri campi di là per quanto riguarda il mettere uva eccetera eccetera. Ok, facciamo in questa maniera, e boom. Ok, ragazzi, io vi saluto come sempre, un grosso bacione e un grosso abbraccio da vivo libero. Mi raccomando, ragazzi, tanti bei like, condividete, aiutatemi a portare avanti queste serie e questo canale. Ok? Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo gameplay.